Quali sono i punti di forza della cucina abruzzese, secondo te? Ma i punti di forza sono sicuramente la diversità. E noi abbiamo noi siamo una regione molto piccola, una regione comunque non supera 1.200.000 abitanti circa, una regione che ha un patrimonio gastronomico importante. E oltre che una cucina regionale, io direi addirittura una cucina comunale. Se io penso al mostacciolo, che è questo biscotto al cioccolato, penso a Rivisondo, a Roccarase e Pesco Costanzo, sono tre ricette diverse. Quindi il punto di forza è proprio lavorare su questa diversità, lavorare sulle proprie identità territoriali, non direi solo regionali, proprio comunali, e riuscire con un'idea contemporanea a riproporre, a ripartire da lì, da questa grande tradizione, e proiettare nel futuro la cucina abruzzese. Proiettare nel futuro la cucina abruzzese non vuol dire stravolgere, non vuol dire fare piatti sofisticati, non vuol dire fare cose difficili, ma vuol dire riuscire ad estrarre la cultura abruzzese, la cultura materiale abruzzese, e dietro la cultura materiale c'è anche la cultura dell'Abruzzo, la cultura dell'uomo. Per esempio, se penso a una cucina di montagna, è completamente diversa dalla cucina del mare. Penso alla mia cucina, è una cucina che comunque riflette molto un territorio un po' isolato, un territorio che comunque ha un respiro di tranquillità, quindi una cucina molto riflessiva. E quindi l'Abruzzo e tanti giovani abruzzesi che crescono hanno queste contaminazioni, conoscono quello che sta succedendo in Italia, in Europa e nel mondo, e poi filtrano con la propria testa, consolidano le proprie esperienze e trasformano queste esperienze in un piatto che racconta l'Abruzzo. Ci tenevamo a fare un qualcosa per tenere sempre alto il nome del paese. Il paese è un paese splendido, merita tutto il successo del mondo, e quindi richiamare la migliore ristorazione abruzzese, alcuni chef molto importanti italiani, la migliore viticoltura abruzzese e produttori fuori Abruzzo, sembrava fosse il minimo appunto per valorizzare il paese, mettere il paese sulla bocca di tutti. Avere queste serate qui vuol dire anche unire, vuol dire anche, perché col nostro lavoro, pure se ci conosciamo tutto, ci vediamo pochissimo. Le persone che vengono qua si rendono conto con un menù composto da tanti piatti qual è la fotografia dell'Abruzzo e dove sta andando l'Abruzzo e quanto è cresciuto l'Abruzzo negli ultimi anni a livello gastronomico e anche dal punto di vista enogastronomico.